Chi l'avrebbe mai detto, Lady Gaga a Radio Pijoma? Già. Siamo caduti in basso. Enrico. Ci voleva però esatto. Questa sera. Però prima di lei c'era Fare Dine Night in San Francisco con Paco De Lucia, Aldi Meola e McLaughlin. Scusate. Non vogliamo sapere. Lady Gaga in marcia alla testa dell'ultima rivoluzione degli Stati Uniti, sesso e libertà. In un'intervista recente, sapete che Lady Gaga ha origini italiane? Certo, e che ha studiato anche in scuole cattoliche. Esatto. Dice che le hanno insegnato il valore della comunità, la tradizione, amarsi gli uni con gli altri. Sì, okay. Però c'erano regole anche su come vestirci, la lunghezza dei capelli, le scarpe, insomma. Ma lei non poteva tollerare che venisse nascosta la sua femminilità. Io non ce la faccio ad adeguarmi, dice, io sono diversa. Per me la fisicità è importante, la sessualità è importante, perché il sesso è intelligenza e forza, così sostiene Lady Gaga. Posso raccontarti una storia più interessante? Vai. Ti racconto una storia. Anzi, vi racconto una storia. Se vi piace, chiamatemi Oscar. Amici e amiche, come non attribuire l'Oscar della settimana a Suor Anna Nobili? E chi è? È una ragazza di 40 anni, appena compiuti, da poco compiuti, che ha fatto un passaggio incredibile nella sua vita, perché dice lei stessa: prima danzavo per uomini che volevano solo il mio corpo e gettavo via la mia vita nei locali più trasgressivi di Milano, tra esibizioni sui cubi, lap dance, sesso senza amore. Cercato come una droga. Ora la mia vita è cambiata, sono come rinata, ma non ho smesso di danzare. La danza rimane la sua passione, ora danza per Dio. Le sue coreografie, i suoi passi sono tutti dedicati a Dio. E questa ragazza, stupenda, tra l'altro anche esteticamente, che è stata intervistata recentemente da PIF, per il programma, molto interessante, il programma su MTV, Il Testimone, e dove è andato a incontrarla e lei ha raccontato la sua storia e lei si è ritrovata stranamente a messa durante la notte di Natale e lì ha sentito che una scintilla era scoccata nel suo cuore, ha cominciato a piangere, ha capito che Dio le stava facendo intuire il suo amore e sarà Assisi il luogo in cui lei avrà la certezza che Dio la afferra e le trasforma radicalmente la vita. Nell'intervista che fa PIF, lei dice una frase che mi ha veramente folgorato. Lei dice che non si ricorda quasi nulla di quello che ha fatto nella fase trasgressiva della sua vita, perché Gesù le ha talmente trasformato la vita, le ha talmente cambiato il cuore, che le ha ridonato quella verginità che aveva perduto. Queste sono parole di Suor Anna Nobili. Interessante, Suor Anna, magari potremmo invitarla a Radio Vigiova, no? Sono diventato suo amico su Facebook, adesso no. Non sapevo io. Andiamo con il classico e poi di nuovo Manola e Gianpietro, si parla di verginità questa sera. Il classico di oggi è Get